Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Domani si corre il primo Gran Premio della stagione di Formula 1 e per festeggiare in un certo senso l'inizio del campionato ho pensato di mettere insieme in questo episodio pilota di un nuovo format la mia passione per i motori con quella per la fotografia e il videomaking. Oggi andremo infatti prima ad analizzare e poi a ricreare qui in studio la fotografia delle interviste nella famosissima serie di Netflix dedicata alla Formula 1, Drive to Survive. Se l'idea di ricreare in qualche modo con i mezzi che ho a disposizione qua in studio la fotografia di film, serie TV o anche scatti di altri fotografi vi ispira, fatemelo sapere supportando questo video fin da subito con un bel mi piace e in un futuro potremo anche trasformare questo in un appuntamento fisso qua sul canale. Per quelli di voi che non sapessero di cosa stiamo parlando, Formula 1 Drive to Survive è una serie documentario di Netflix, arrivata alla terza stagione, sul mondo della Formula 1 che nell'arco di 10 puntate racconta il dietro le quinte del mondiale della massima serie del motorsport a quattro ruote. Se siete appassionati di motori come me vi consiglio caldamente di guardarla perché è fatta complessivamente molto bene e tra spezzoni ai box, interviste ai protagonisti, sequenze registrate in fabbrica, eccetera, ti fa proprio immergere nel mondo della Formula 1. Chiaro che per favorire lo spettacolo in alcuni momenti questa serie è forse un po' troppo drammatizzata rispetto alla realtà e guardando la stagione 3 appena uscita che racconta il mondiale 2020, quello dell'anno scorso, non ho potuto fare a meno di notare come abbiano completamente ignorato alcuni filoni narrativi che secondo me avevano il potenziale per essere delle storie molto interessanti. Ad esempio manca completamente la prima e al momento unica gara di George Russell in Mercedes, che da un giorno all'altro si è trovato a passare dal volante della Williams, ultima in classifica, a quello dell'astronave di Lewis Hamilton per il GP di Sakhir, sfiorando la sua prima pole in carriera con un ritardo di soli 26 millesimi rispetto a Bottas, che la macchina la conosce molto bene, e il giorno della gara, se il team Mercedes, solitamente perfetto in tutto, non avesse sbagliato al pit stop, avrebbe anche potuto vincere il suo primo Gran Premio. Vabbè, al di là di questo, tornando alla nostra serie documentario, durante tutte e tre le stagioni di Drive to Survive, a fare da filo conduttore nei vari episodi sono le interviste ai piloti e ai responsabili dei team che sono state realizzate tutte con questa fotografia che è quella che proveremo a replicare tra poco a partire proprio dallo studio della luce all'interno della scena. Piccolo spoiler, nel trailer della serie che trovate qui su YouTube oltre che negli ultimi minuti dell'ultima puntata della terza stagione ci sono alcuni secondi di un'inquadratura larga durante l'intervista a Lewis Hamilton in cui si vede molto bene il dietro le quinte. Però facciamo finta di non sapere nulla e vediamo cosa riusciamo a dedurre dal solo studio dell'inquadratura finale. Per prima cosa partiamo dalle cose facili e ovvie. Intanto alle spalle della persona intervistata abbiamo un bello sfondo completamente nero che potremo replicare agevolmente con il fondale nero che ho qua in studio. Altra cosa evidente in questa scena è la luce di separazione posizionata dietro al soggetto che aiuta a staccarlo rispetto allo sfondo nero. Analizzando l'intensità del gradiente luminoso si può vedere come sia una luce orientata dal basso verso l'alto, con un colore freddo tendente all'azzurrino. Qui secondo me non hanno utilizzato un faretto RGB, ma hanno semplicemente giocato con la temperatura colore della luce, impostandola più fredda rispetto alla luce principale che illumina il soggetto. Io ho diversi pannelli LED con questa funzione, tipo quello che ho in questo momento alle mie spalle, quindi farò dopo alcuni esperimenti con questo pannellino LED e vediamo con cosa ci avviciniamo di più al risultato di Netflix. Tolte le cose più facili, andiamo ora a ricostruire lo schema luci utilizzato per la luce principale che illumina il soggetto intervistato. In questi casi, quando voglio ricostruire a posteriori il tipo e la posizione del modificatore utilizzato in uno scatto o, in questo caso, in un fermo immagine di un video, la prima cosa che faccio sempre è andare a fare un ingrandimento sull'occhio per studiare la catch light, cioè il riflesso nella pupilla del soggetto creato dal modificatore stesso. Prendendo ad esempio questo fermo immagine con Daniel Ricciardo, si vede abbastanza bene che è stato utilizzato un softbox dalla forma più o meno circolare,
tipo quello che sto utilizzando io in questo momento. E per quanto riguarda la sua posizione, vedendo anche l'ombra creata dal naso, deve essere stato posizionato più o meno alla stessa altezza del volto e con un angolo abbastanza aperto, ma non troppo, rispetto alla videocamera. Dico questo perché il volto di Daniel è sì illuminato in maniera uniforme, ma il lato destro, che noi vediamo alla sinistra di questo fermo immagine, è abbastanza scuro, segno che la luce non era frontale ma messa di lato. Altra cosa che si nota in alcune immagini di controcampo di queste interviste è il fatto che abbiano utilizzato una griglia davanti al softbox e, tra l'altro, da qui abbiamo anche la conferma di un paio di cose che abbiamo dedotto poco fa. Il modificatore è un qualche tipo di octabox ed è posizionato circa alla stessa altezza del soggetto con un angolo più o meno di 50-60 gradi rispetto alla videocamera dell'inquadratura frontale. Direi quindi che non dovremmo avere particolari problemi a replicare questa luce con il mio Octabox da 80 cm su cui andremo poi a posizionare la griglia. Ultima cosa che resta da capire è la focale utilizzata per questa ripresa. Tenendo conto del fatto che non si notano particolari distorsioni nel volto dei soggetti anche nelle inquadrature ravvicinate, tenderei a dire che abbiano utilizzato una focale lunga ma non estrema, tipo un 50 mm o giù di lì, con un diaframma chiuso a f4, f5.6 per avere una profondità di campo sufficiente tale da tenere a fuoco più o meno tutta la testa del soggetto. Rispetto alla questione luci, qui non è che abbiamo modo di saperlo con esattezza, però, come vi ho detto all'inizio, abbiamo a disposizione un'inquadratura larga che ci può dare una mano e se la andiamo a guardare, oltre ad avere una conferma ulteriore di tutto quello che abbiamo dedotto e ricostruito fino ad ora per quanto riguarda le luci e la loro posizione, se teniamo conto della distanza tra l'operatore davanti e Hamilton e del risultato che abbiamo visto nella scena finale, direi che un 50 mm è la focale più probabile e quindi io andrò a utilizzare il mio 55 mm 1.8 Zeiss, che è l'ottica del mio kit che ci si avvicina maggiormente. Da questa inquadratura si nota anche l'utilizzo di un pannello riflettente in basso, posizionato dal lato opposto rispetto alla luce principale. Controllando le ombre sul volto nelle varie interviste, secondo me non lo hanno utilizzato con tutti i soggetti, quindi ne prendo nota e valuterò poi se usarlo anche io oppure no. Ok, a questo punto direi che abbiamo messo giù tutti gli elementi che ci servono, quindi passiamo all'azione e vediamo cosa riusciamo a combinare. La prima cosa che andrò a fare è sistemare gli elementi base della scena, quindi fondale, sedia, luce di separazione, luce principale, microfono, macchina da presa, dopodiché andrò a fare le regolazioni di fino. Allora, elementi principali del set posizionati e ora, con l'aiuto di un monitor esterno per vedere un pochino più in grande quello che sto facendo, andrò a fare tutti gli aggiustamenti del caso prima di girare. Bene ragazzi, dal monitor di controllo mi sembra tutto a posto, quindi iniziamo a girare. Drive to Survive, Season 3, Action! Allora ragazzi, che ve ne pare? Aspettate un attimo che mi tolgo il cappellino perché non sono proprio il tipo da fare video con il cappello in testa. Ci tenevo però a utilizzarlo in questa scena perché questo è un vero cimelio storico a cui tengo particolarmente. Qui dietro, infatti, c'è scritto Michael Schumacher 1998. Questo cappellino lo acquistai ormai 23 anni fa quando, da quindicenne, andai a vedere il mio primo Gran Premio di Formula 1 al circuito di Imola. E me lo ricordo ancora come fosse ieri. Il vialone per arrivare all'autodromo con tutte le bancarelle con il merchandising dei team, il prato pieno di tifosi della collina della Rivazza da cui si aveva una vista ottima sulla pista,
E non vi dico poi la musica dei motori V10 da 3 litri che si sentivano arrivare da centinaia di metri di distanza e poi in accelerazione urlavano a un volume esagerato. Vabbè, bei ricordi e Michael, keep fighting. Tornando a noi, siamo andati abbastanza vicino alla fotografia di Drive to Survive, oppure no? Personalmente, riguardando la ripresa, devo dire che sono complessivamente soddisfatto del risultato finale. Il setup in sé non era molto complesso, ma richiedeva comunque alcune accortezze nella gestione della luce per essere ricreato al meglio. La sfida maggiore, secondo me, era cercare di ottenere uno sfondo completamente nero, ma grazie all'uso della griglia, che dà molta direzionalità alla luce e giocando un po' con il posizionamento del softbox, non ho avuto grossi problemi da questo punto di vista. Altra cosa su cui ho dovuto lavorare è stato il rapporto di potenza e di colore tra la luce principale e quella di separazione, ma anche lì, dopo alcune prove, direi di aver trovato il giusto compromesso. Per quanto riguarda la color della scena, a parte utilizzare la LUT tecnica di Sony per riportare in REC 709 il girato che era in S-Log2 e sistemare un attimo il contrasto generale, non ho fatto granché d'altro, perché la scena che abbiamo scelto di replicare era molto semplice da questo punto di vista, con un aspetto molto pulito e lineare, senza alcun color grading particolarmente spinto. In ogni caso, al di là di tutto, se vi dovesse capitare di essere chiamati a registrare delle interviste, ricordatevi di questo setup, perché nonostante la sua semplicità è molto versatile, ha un aspetto molto professionale e con qualche piccola correzione lo potete agevolmente adattare a tanti scenari di utilizzo diversi. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi, che spero abbiate trovato utile e interessante. Se questo genere di video vi piace e vorreste vederne altri in futuro, fatemelo sapere lasciandomi un bel mi piace e scrivendomi nei commenti qua sotto cosa di ragionevole potremmo tentare di replicare in futuro. Non solo video, ma anche foto. A questo punto non mi resta che dirvi di condividere il video con tutte le persone che potrebbero essere interessate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!